Ventottesima edizione della Festa dell'Organetto. Buonasera, benvenuti, ma soprattutto per tutti i volti che riconosco, bentornati. Nonostante questo freschetto che poi è stato tanto auspicato, diciamoci la verità. Un pochettino dal caldo abbiamo sempre detto, ma quando viene a fare un po' di fresco? Ma quando si rinfresca l'aria? Non ce la facciamo più. Bene, fatevi un grande applauso perché la mia, insieme alle vostre preghiere, è riuscita a far sì che questa serata sia meravigliosamente fresca. Eh? Potete fare l'applauso? Io dico sì signora, è troppo perché il cambio ovviamente, pensi un po' signora che questa serata magari d'inverno l'avreste considerata una mite serata per cui eravate felicissimi di essere con una temperatura simile. Ebbene, questa sera siamo accontentati, hanno fatto di tutto. Ragazzi, ma vi rendete conto che siamo arrivati alla ventottesima festa dell'Organetto? Io non parlerei più di evento, ma parlerei proprio di tradizione. È infatti una tradizione che l'11, il 12 e il 13 qui in località, io non mi ricordo mai, comunque a Frigello, Piano della Croce, me lo sono ricordata bene, in località Piano della Croce si faccia la festa dell'Organetto. Si parlerà, si suonerà, si ballerà, si mangerà e il tutto è dedicato a questa tradizione, a questo ritorno delle tradizioni, soprattutto parlo di una cultura musicale di un tempo, quando, come vi ho sempre detto ogni anno, non c'era tante cose da fare, per cui le persone trovavano bellissimo potersi riunire dopo una giornata di lavoro, si riunivano a casa della persona una volta dal vicino e c'erano anche chilometri da fare al buio e senza le scarpe buone, ci si bagnava, si portava il ricambio magari per chi ce le aveva, ma il tutto aveva un gusto davvero speciale. Mi sono dilungata ragazzi, però vorrei veramente la vostra collaborazione perché quest'anno, dati gli eventi, e voi li conoscete benissimo, l'avete visto in televisione, ci sono stati tanti problemi per cui tutti i comuni per fare le feste si sono dovuti adeguare per poter permettere che le feste si facciano senza correre pericoli, per cui ci sono dei calcoli che vanno fatti e le vie di fuga. E le vie di fuga servono perché è vero, qui non succede niente, perché siamo protetti e poi soprattutto perché siamo veramente bella e buona gente, sono dovute perché se c'è un bisogno, un qualche malore, qualsiasi persona possa avere accesso a poter andare immediatamente o in un'ambulanza o poter scappare, qualsiasi cosa accada. Per cui io vorrei fare un grande applauso a tutti coloro che hanno collaborato affinché la 28esima edizione del festival della festa dell'Organetto potesse esserci anche quest'anno. Quindi voglio ringraziare l'ordine dei frati francescani perché, pensate un po', hanno concesso di poter mettere gli stand della cucina che l'anno scorso, per chi è venuto, erano lungo questo muretto fino a salire insieme a tutte le altre attività, dall'artigianato a oggetti a tutto quello che c'è qui da esibire, insieme anche alla cucina c'era tutto su questo lato, il palco era lì e rivolto verso questo lato qua. Beh, hanno fatto di tutto, qualunque sia la posizione, lo spazio per esibirci c'è, ringraziamo con un forte applauso tutte le persone che si sono veramente movimentate, coloro che hanno dato la possibilità di poter far sì che noi fossimo qui questa sera. L'organetto è uno strumento magico, l'organetto rievoca la nostra cultura, la nostra tradizione e pensate un po', se siamo qui alla 28esima edizione è perché ci sono quelle persone che attraverso il sacrificio, la dedizione, la fede, la fiducia, la fedeltà a quell'antico progetto non hanno mai perso, credevano, credono e soprattutto trasformano in fatti tangibili, tant'è vero che siamo qua, che quel loro progetto sia una cosa da portare avanti e sono sempre più i giovani che si avvicinano a tutto questo. Quindi ringraziamo le persone che sono appunto quelle dell'associazione Organetto 2000 Onlus con un forte applauso, facciamo un applauso anche al presidente Nicola Perrotti. Ringraziamo la collaborazione del Cavalier della Noce di Teramo, ringraziamo la Full Music di Montella e un applauso particolare a questi ragazzi dietro le mie spalle che sono la Chiave Folk che da anni fa la festa dell'Organetto e accompagna tutti i vari ragazzi che si esibiranno, ragazzi dai piccoli e grandi, e loro sono infaticabili, insostituibili, sorridenti e veramente ce la mettono tutta nonostante tutte le condizioni climatiche. Facciamo un applauso alla Chiave Folk.
Grazie ragazzi, scusate sempre le spalle. Oh, quest'anno occupo pure più spazio, vi impallo meglio. La presentatrice prende chili di anno in anno, cambia il metabolismo e quindi non possiamo andarci contro, ma non è un problema. Se il cuore cresce bisogna adeguarlo, più si è in famiglia più la camera deve essere grande, no? Per poter ospitare. Allora, entriamo nel vivo della manifestazione, ovviamente, anzi, da quest'oggi si dirà, entriamo nel vivo della tradizione qui a Piano della Croce di Frigento con Abbondandolo Michele! Eh sì che ci vuole un applauso, è il primo che apre la nostra tradizione. Ciao Michele, faccina conosciuta. No, sono disturbo. Allora, dicevo, faccina conosciuta perché l'anno scorso aveva un anno in meno ma era sul palcoscenico qui ad esibirsi. Senti, ora posso chiederti anche quanti anni hai, perché ovviamente eravate tanti, la tua età proprio non la ricordo. Quanti anni hai? 15. Ma che vi mangiate qua? Mannaggia la miseria, ma questi maschietti, si dice benedica, crescono e veramente diventano sempre più alti. Io quest'anno ho i tacchi, ma ti assicuro che sono veramente bassa, tu stai con un paio di scarpette semplicissime, per cui veramente complimenti. Mamma e papà ci sono? Eccoli là, alzano le mani. Allora, in questo momento, così come state, vi girate insieme a Michele, salutate in diretta streaming, grazie a Teleradio Buon Consiglio, questa manifestazione e tradizione della festa dell'organetto giunta alla 28esima edizione verrà ripresa tutta la serata e trasmessa, per cui se avete parenti lontani, tu Michele c'hai qualche parente che ti può seguire da lontano, lo sapevi? Sì. Ok, devi semplicemente avvisarli, mamma, papà, una telefonata velocissima e dire ai vostri parenti che abitano lontano, parlo dell'America, parlo di dove volete, www.festadellorganetto.it. C'è l'icona diretta streaming, basta cliccarci sopra e vedranno i vostri parenti e vedranno tutti voi. Giratevi e salutate. Inoltre siamo in diretta Facebook, basta andare su Organetto 2000. Salutate gli amici e a te caro Michele, il là per cominciare, si dice così in musica, con un brano che è una... Tarantella. Tarantella, Michele Abbondandolo. Sì, fate questo applauso calorosissimo. Michele, ma tu proprio veramente non sembri che cavalchi palcoscenici tutte le sere. Sei senza un'ombra di disagio, sei al tuo agio, vero? Sì. Ma suoni in qualche gruppo? Ancora no. Ancora no, bene. Questa è anche una vetrina, ragazzi cari. Prima ho dimenticato di dirvi una cosa. Michele, tu riceverai qualche premio questa sera? Un primo posto, un secondo posto? No.
Bravo. Quindi questa è per semplicemente, per tutte le persone che magari non sanno, non c'è una regola. Qui c'è semplicemente l'amore per questo strumento antico. Ognuno di loro viene, si esibisce ed è anche una vetrina per coloro che vogliono continuare magari a suonare per altre feste insieme a gruppi musicali. Quindi è proprio bello, facciamo un applauso proprio a questo tipo di progetto dove non esiste la premiazione, la gara. Tu se vedi qui dietro le quinte, loro quando si rincontrano, ci sono anche ragazzi che vengono da lontano, per cui l'occasione della festa dell'organetto diventa occasione di vedersi una volta all'anno e loro si vedono, si abbracciano, è un modo per stare insieme, un modo positivo. Andiamo avanti, Michele ancora dopo la tarantella ci presenterà Valzer. Valzer, a te Michele. Bravo, ma sono tutti bravi. Michele, io prima non ti ho chiesto da dove vieni. Da Sturno. Da Sturno, quindi qua vicino, giusto? Senti Michele, tu vai a scuola dove? Liceo musicale di Gesualdo. Liceo musicale di Gesualdo. Che anno sei? Secondo devo fare. E ti piace questa strada che hai intrapreso? Quindi da grande che cosa vorrei fare? Forse il professore. Forse? Io te lo auguro, sei simpatico, secondo me come professore sarà molto molto capace di trasmettere la materia, gli occhi molto buoni, perché anche in questo settore bisogna essere buoni, se non si è buoni non è il cattivo l'alunno, perché ogni tanto capita che qualche alunno è un po' cattivello, ma per la maggiore bisogna trovare il loro cuore e riuscire a trasmettere un attimino. Allora, Michele, con te sto facendo tante chiacchiere perché sei quello che mi fa cominciare. Quest'anno anche per tutti i partecipanti, come in ogni anno, facciamo un applauso sempre all'organizzazione, i ragazzi portano un regalo a casa, un regalo artigianale che rappresenta ovviamente il 28esima festa dell'organetto, agosto 2017, Frigento. Questo sai che cos'è? Potrebbe essere usato quando fai il monello da mamma.
Per giocare a tennis? Potrebbe, no? Ah, la forma no. Di solito lo si usa in cucina per poggiare il mestolo, per poggiare la cucchiaia, la cucchiarella, dopo che hai mescolato nel sugo, anziché avere sempre un piatto sporcare dappertutto, lo poggi qui. E ogni volta che mamma lo poggia dirà: ah, Michele, quanti anni aveva? Solo 15, quando abbiamo fatto la 28ª festa dell'organetto. Ciao Michele, a te questo presente da parte dell'organizzazione, un forte applauso e torna anche l'anno prossimo. Ciao! E lui era Abbondandolo Michele, ma con lo stesso cognome. Mi sembrava strano, ho detto: ma sono fratelli? No, sono cugini. Vi presento Angelo Abbondandolo. Ciao Angelo. E così era pure l'anno scorso, mi sembra. Angelo, tu sei alla seconda edizione, sempre per le persone che non c'erano. Avete visto come c'è il richiamo? Questi ragazzi si ricordano che l'11, il 12 e il 13 qui si tiene festa. L'11 e il 13 c'è la loro esibizione, mentre invece il 12 è una serata danzante, anche quest'anno sarà così. Per cui domani, stesso posto, stessa ora, voi potrete ballare sempre. Questa sera si balla con loro e domani ci sarà invece il gruppo di Achille a suonare per voi. Tra poco aumenteranno le coppie, per cui vi chiedo una cortesia: facciamo piano piano, tutti insieme, delicatamente, senza toccare la punta dei piedi della persona che è dietro, un passo indietro ogni volta che conto, in modo che lasciamo una pista più grande, perché tra poco aumenteranno. Uno, facciamo un passo indietro. Due, facciamo un altro passo indietro. E grazie ancora al terzo passo indietro. Il Signore invece si è mosso proprio, ha detto: se loro non si muovono, io non... Grazie Signore per la collaborazione. Questo perché il nostro carissimo Angelo, che di anni ne ha? 12. Fate un applauso, lui ha 12 anni. Angelo, da quanti anni? Io te lo chiederò ogni anno, perché sarà sempre bello sapere. Ma innesco io, do fastidio, mi sa, vero? Forse perché vado troppo vicino a questo microfono. Vieni vicino qua, proviamoci almeno, poi dopo ti sposti vicino al microfono. Angelo, quanti anni fa hai iniziato? Proprio 2 anni fa o qualche anno prima? 1 anno e mezzo. Tu suoni l'organetto da 1 anno e mezzo. Io quindi cercherei anche di capire. Lui suona un organetto, abbiamo detto prima, dietro le quinte, a 2 bassi. A 2 bassi, perché ci sono sempre delle differenze. E che cosa ci suonerai per primo da far ballare alle coppie che sono qui e aspettano? Una polca. Prima la polca. Angelo, Abbondandolo. Che in 1 anno e mezzo suona già così bene. Allora vorrei invitare ancora più coppie ad unirsi qui al ballo, non aspettate chissà quanto. Oltretutto stasera non si paga il biglietto.
Ma di biglietti si deve parlare per un'altra cosa. Voi lo sapete che poi ci sarà l'estrazione qui alla festa dell'organetto. Ogni anno c'è anche la lotteria. Ci sono 8 premi quest'anno. Vi dico il più importante, ma non di meno sono gli altri, perché poi ognuno di noi dà al premio la propria importanza. Ad esempio, a me quest'anno mi piacerebbe vincere il secondo premio, ve lo dico dopo di che si tratta. Per primo premio è una Fiat Panda benzina 1200 km zero, per cui il biglietto costa solo 2,50 euro. A doverla andare a comprare una pandarella costa un pochino in più, per cui comprate il biglietto. Se vedete Nicola Perrotti, se vedete tutti i ragazzi dell'organizzazione che hanno una maglietta gialla. A proposito della maglietta gialla, farei un applauso allo sponsor che ha fatto anche le magliette per i nostri carissimi dell'organizzazione, ed è la Sitec. Un applauso alla Sitec per le magliette che vedete in giro. Sono di colore giallo, come ho detto pure l'anno scorso, è il colore del sole, della simpatia e dell'allegria. Carissimo Angelo, andiamo avanti con il prossimo brano, che è un... La serenata. Una serenata. Vediamo come la ballano la serenata. Loro le vediamo, a te sentiamo. Serenata, Angelo. Angelo, prendo il premio anche per te. Stavo chiedendo un attimino una cosa a un partecipante dietro, perciò non sono arrivata in tempo. Anche per te il regalino da parte dell'organizzazione, questo lo porti a casa, ti ricorderai anche la tua seconda partecipazione. L'anno scorso hai preso invece una brocca. Una brocca a 2 punte, quella che fa il salvagoccia, molto bella. E l'avete usata a casa? Sì. L'hanno pure usata. Mamma e papà dove sono? Fammeli vedere. Alza la mano, auguri, complimenti e fatelo studiare sempre, perché è veramente molto molto bravo. Angelo, ci vediamo l'anno prossimo, ciao. Facciamo un applauso ad Angelo che va via e torna l'anno prossimo, ma sicuramente rimarrà qui nelle vicinanze a continuare a guardare i suoi amici che devono continuare la loro esibizione. È la volta di un duo particolare, abbiamo Marco Caggiano e Stefano Meninno. Ciao ragazzi. Allora, vedi che già ci stiamo movimentando, abbiamo il microfono per l'organetto e il microfono per la voce, quindi avremo cantata e suonata. Mi metto in mezzo a voi due, faccio un po' il Gesù bambino della situazione, a voi la scelta, chi il bue e chi l'asinello. Quanti anni hai, Marco? 18. Marco ha 18 anni e Stefano? 18. Tutti e due diciottenni, siete di sturno tutti e due? Senti, ma tu è la prima volta? No, tu non è la prima volta, è un visino conosciuto. Quante manifestazioni... Ve lo dico perché lui ha risposto prima che gli avvicinassi il microfono, glielo riavvicino. Quante manifestazioni? 4.
Mentre invece per te, Stefano? Nessuna, la prima. Ah, Stefano, quindi tu usi normalmente cantare sotto la doccia oppure canti anche in gruppi musicali? Ma tu poi mi sa che puoi parlare a quel microfono, vero? Dimmi. Anche in gruppi musicali. Mi fa piacere, quindi avremo modo di rivederti. E lui sempre nel gruppo insieme a voi suona, giusto? Allora, primo brano che andrete a presentare? Una polca. Una polca, possiamo anche sapere il titolo? La rottamazione. Rottamazione, mai sentita. Voi a ballarla, io ad ascoltarla. Io un bacio insorato una ventina d'anni fa, con una bella figliola che era fatta per guardare. Dopo 20 anni non ce la faccio più, sta cazzo di figliola non la sopporto più. Dopo 20 anni non ce la faccio più, sta cazzo di figliola non la sopporto più. Cominciavo subito alla metà e pomo sera mesa non si può fa. Dimani sera aspetta e poverimo, tu prega che mi passa sto più tomarerino. Dimani sera aspetta e poverimo, tu prega che mi passa sto più tomarerino. Ha chiuso in dudo per la televisione, hanno cacciato la rottamazione. Ha ci ho pensato, sa cosa si può fa, rimani molto presto e la vaga rottama. Ha ci ho pensato, sa cosa si può fa, rimani molto presto e la vaga rottama. A tu Giovanni la vava rottama, come me vere non ha ciò che le fa. Si la tenevi una bella 500 e io me la pigliava e senza dirci niente. Ma la moglie a chi la vorrà, io già tengo la mia da non ha ciò che ne fa. A me è meglio la sosta, che al nuovo proverbio l'hanno saputo fa. E chi la lascia la vecchia pena nuova, sape quello chi lascia, non sape che ci trova. Ci ho fatto tanto per la fabbitua, se me ne pigliorata torniamo a cominciare. E siamo al finale. Bravi tutti e due, ma voi avete ascoltato il testo di questa canzone? Eh? Allora, praticamente, fammi sentire Stefano, Marco, tutti e due. Voi sapete un po' le origini di questo brano, da dove arriva? Io vi giuro, canto da un po' anch'io, perché anch'io sono nell'ambito musicale. Certo, non sono ferratissima nel popolare, perché è da poco tempo che mi appassiona e mi piace tantissimo. Però questa canzone non avevo appunto mai avuto modo di sentirla. Tu sai qualcosa su questa canzone? Dove l'avete scoperta? Dai, vediamo un po', rottamazione, da dove arriva? Non ti so dire. No, diciamo che non l'hanno scritta loro. No. Per cui, se poniamo il caso che sono vecchi canti popolari, e insomma l'argomento è sempre lo stesso, chi lascia la vecchia per la nuova, sa chi la gallassa ma non sa?
quello che trova. Per cui se lo dicevano tanto tempo fa, e non mi sembra che poi le separazioni erano così come in questo periodo, però cavoletti, esisteva pure all'epoca, esisteva già all'epoca, perché hanno fatto questa canzone, simpaticissimi. Io farei un grande applauso perché hanno avuto veramente una simpatia nel presentare un brano così attuale e legato anche alla tradizione e alla musica popolare. Continuiamo a suonare con... Una tarantella. Una tarantella, sempre cantata? Sì. A voi le belle cose. Uè mamma, che è successo a terra chiana? Lo brodo si è basato noi figlioli. Uè terra chiana, lo brodo si è basato noi figlioli. Uè mamma, quando è pensato pastore, pensava che le pecore calamore, quello pastore, pensava che le pecore calamore. E facete la bonessa, facere d'accola, ti manna salutando sto veroccolo, facere d'accola, ti manna salutando sto veroccolo. La mamma se lo levava la fietta etta, e che lo mette tutto in pietà la figlia, la pietà etta, e che lo mette tutto in pietà la figlia. La vecchia capisciava rindalo Ciceno, Maronna mia come se consolava, rindalo Ciceno, Maronna mia come se consolava. Allo paese mio non ce ne so tante, e se la fanno tutte con l'amante, ce ne so tante, e se la fanno tutte con l'amante. Siamo all'ultimo giro. Simpaticissimi, mi è piaciuta tantissimo questa vostra esibizione. Beh, data l'esperienza, vi faccio una domanda, ma l'anno prossimo ci sarete? Sì. Sì, sì. Siete amici, parenti, andate in palestra, a scuola insieme? Sì, andiamo a scuola assieme. E la sera, anziché stare davanti al computer, chi canta e chi suona? E questa è una cosa bella, perciò io dico... Beati chi ha questa tradizione nelle vene, beato chi ci crede, beati loro che a 18 anni fanno questo. Fate un applauso alla loro, tra virgolette, ingenuità, perché poi si vede che sotto sotto però hanno questa cosa positiva. Allora, sia per Marco che per Stefano abbiamo anche per voi il presente da parte dell'associazione per portare un ricordo alle vostre famiglie. Grazie ancora, ciao carissimi, alla prossima, ciao. Bene, si sono aggiunte un po' di persone, per cui uniamo le forze e facciamo un grande, grande applauso all'associazione Organetto 2000 Onlus, perché fanno sì che attraverso l'organizzazione che parte dal giorno dopo la fine della festa, pensate che loro ogni volta smontano, montano,
ripetono le cose, vanno in giro per gli sponsor. Non so se avete visto quanti sponsor ci sono, io ve ne ho elencati soltanto qualcuno, però veramente ce ne sono tantissimi. C'è un libricino che potete tranquillamente prendere, ci sono un sacco di attività che li hanno sui loro banchetti, lo potete prendere e potete vedere quante cose buone. Inoltre volevo dirvi che qui c'è veramente un intreccio di tutto: abbiamo la tradizione, il ballo, la musica, il folklore e soprattutto anche la buona cucina. Vi aspettano presso gli stand della cucina la pasta all'organetto, i fusilli, il maiale allo spiedo, gli arrosticini, e c'è anche da bere buon vino locale, c'è da bere la birra e la Coca-Cola alla spina, a quanto ho letto. Veramente c'è da bere e c'è da mangiare, per cui c'è la possibilità mangiare e venire a consumare ballando. È la volta del prossimo ragazzo, non so chi ci si presenta, ancora non so quanti anni ha, e lui è Di Gisi, il nome non me lo ricordo. Giovanni. Ah, vieni Giovanni, vieni, questo è il tuo microfono. Ciao Giovanni, ma te è la prima volta che vieni qua? Sì. E di dove sei? Di Montemarano. Il paese della tarantella montemaranese. E che cosa ci suoni tu? Una canzone di Montella. Da Montemarano ovviamente, Montella, per chi non è della zona, Montella Montemarano sono molto vicini, stanno a 7 minuti massimo di strada. E c'è una grande festa pure a Montemarano, la festa del bosco, dove si esibiscono con questa meravigliosa tarantella montemaranese. E tu la sai anche ballare, la tarantella montemaranese? Mentre suoni la sapresti anche ballare? È un po' difficile per tasti e passi. Benissimo Giovanni, a te le belle cose, con il primo brano che ci vai a presentare, anzi che ci vai a suonare, che è? Stanotte mezzo sonnato. Ed è un ballo, che cos'è? Una polka, un valzer, un fox? Una canzone. Stanotte maggio sognato, maggio sonnato, è una canzone. Giovanni! L'applauso signori, perché non l'avete fatto? Voi quando li vedete grandi, scusa se impallo un attimo la scena, quando li vedete grandi dovete fare un grande applauso, quando li vedete piccoli un applauso grandissimo, ma quando sono grandi sono bambini cresciuti, chi fa la musica è sempre un artista, è sempre un bambino. Un grande applauso. Thank you.
Giovanni, sai che cosa hai suonato? Un valzer. Il titolo l'avevo capito, però non ho capito che genere. Però, come vedi, le coppie, basta che si abbracciano, sentono le prime tre note e già vanno. Fate un applauso a tutta la gente che balla. Signori, un trucchetto per potervi riscaldare è proprio quello di ballare. Quindi, visto che la tradizione voleva che era il maschietto che invitava la dama, io dico a tutti questi splendidi cavalieri, ma fatevi coraggio e portatele in pista a queste ragazze, va bene? Voglio un sì! Questo era Gerardo, perché Gerardo, non so se dalla Teleradio Buon Consiglio potete inquadrare il nostro Gerardo, che viene direttamente da una squadra di pallacanestro di non so dove, e praticamente lo hanno eliminato perché raggiungeva il canestro in un attimo. E lui praticamente viene e supera l'altezza delle casse, è incredibile. Sei stato fortunato, fortunatissimo. Giovanni, scusami, digressione poetica perché avevo visto una persona che conoscevo. Prossimo brano, che cos'è? No, il titolo. Dell'immigrante. Perfetto. A voi di scoprire attraverso le prime tre note, cavalieri, abbracciate la dama e portatela passo passo verso questo ballo. Giovanni! Sempre a questa chiave folk, i ragazzi della chiave folk. Giovanni, tornerai l'anno prossimo? Penso di sì. Ripeto la domanda. Giovanni, tornerai l'anno prossimo? Sì. Hai visto Giovanni? Ha capito bene che deve venire l'anno prossimo, perché se è una tradizione non puoi non collezionare questo regalino, questo bellissimo appoggiamestolo che devi portare a casa. Il libro me lo lasci, mentre il portamestolo per te. Grazie a te per la partecipazione. Facciamo un altro applauso e accompagniamo Giovanni, che ci verrà a trovare anche l'anno prossimo. È una bella occasione quella di poter stare insieme, è una bella occasione per dirvi tante cose. E qui a Frigento, come in tanti posti, ci sono tanti giovani che hanno tanto ma tanto da dire. È la volta di una vostra concittadina, di una vostra paesana, di una vostra giovane, di una giovane artista. E prima di presentarvela, vi faccio vedere, la facciamo vedere anche in diretta streaming, non so se sono abbastanza brava in queste riprese, per potervi far vedere questa splendida opera di una ragazza e poi chiederemo insieme l'età. Il titolo è Innamorata del mio rivale. È un po' nel 2017 la storia di Romeo e Giulietta, ma il finale ve lo dovreste leggere voi. Io vi dico che questa ragazza stupenda, basta guardarla nella sua semplicità, tanto da dire e da dare, è a vostra completa disposizione qualche stand dietro il nostro palcoscenico e sta tentando di far conoscere la sua arte, perché aveva veramente da scrivere, considerando poi l'età, dici ma come ha fatto? Ma glielo chiederemo insieme. Intanto vi chiedo di ascoltare e spero di farvi arrivare un pochettino di curiosità attraverso la trama del libro. Il sogno nel cassetto è fatto per realizzarlo e ognuno ne ha uno da rincorrere.
e quando un giorno ci ritroveremo a viverlo, avremo sognato un traguardo nella nostra vita. Ma se riusciamo a realizzare il più grande sogno della nostra vita, che si fa dopo? Desiree è una ragazza di 17 anni, piena di vita, bella, simpatica, determinata e poco propensa a seguire consigli. Già da qualche anno ha coronato il suo unico sogno, diventare una circense, come il resto della sua famiglia. Lei non ha altri interessi, altri sogni. Vive ogni suo giorno dedicandolo allo spettacolo e alle scimmiette con cui si esibisce. Vive in un mondo tutto suo, pieno di ricordi che la legano a suo nonno. In un mondo dove può essere se stessa senza la consapevolezza di essere diversa da ogni ragazza della sua età. Un mondo dotato di una certa stabilità. Però un giorno, a far vacillare quell'equilibrio, a mettere la luce nei suoi sentimenti e nel suo cuore e a far nascere nuovi sogni, ci pensa Francesco, un bel ragazzo che le incontra al porto di Trani, ma altro non è che il nipote del proprietario di un circo che considera la famiglia circense di Desiree il suo rivale più grande. I due provano a non frequentarsi, ma la testarda Desiree non ha intenzione di rinunciare a quei sentimenti mai provati prima. Così continueranno ad amarsi di nascosto finché l'astio delle famiglie non prevarrà sulla loro storia. Odio o amore? Chi la spunterà? A dirvelo sarà la vostra lettura, ma a spiegarci un pochettino qualche cosa, Giovanna Cipriano! Ciao Giovanna, vieni. E lei? Prendilo il microfono, Giovanna. Sì, perché purtroppo i ragazzi devono cantare un po' di forza. E lei è Giovanna. Buonasera. Questo popò di libro. Buonasera Giovanna. Giovanna, una cosa ti posso chiedere. Ha qualcosa di autobiografico questo tuo libro? Nel senso, a volte mi pare che gli attori si nascondano dietro i personaggi per raccontare un po' se stessi. Tu ci sei in Desiree? In alcuni aspetti del carattere sì, però non è una storia che racconta la mia biografia. Assolutamente no, questo no. In alcuni lati ovviamente. Desiree, devi tenerlo forse più vicino qua. Vieni al centro, vieni. Grazie, eccoci qua. Quindi grazie a Desiree qualche aspetto del tuo carattere lo racconti. E quanti anni hai detto? 20. 20 anni, io non so se si vede il popò di pagine, quante cose ha detto questa ragazza. Ragazzi, io a parte che intervistarla ancora un pochettino, vi dico ora e ve lo dico pure dopo, questo libro va comprato, va portato a casa. Uno per leggerlo e due per incentivare questi giovani che veramente hanno qualcosa da dire e da dare. Quindi mi raccomando, e questa sera per la festa dell'organetto si ha la possibilità di acquistarlo anche con un piccolo sconto, veramente conveniente, per cui per chi volesse portare un po' di qualcosa che ha a che fare con la carta, con la vecchia carta, che bello poter andare a leggere un libro. Questo a me Desi l'ha regalato. Già ti chiamo Desiree, Giovanna. Questo a me Giovanna me l'ha regalato, io non vedo l'ora di essere a casa e di poter vedere e leggere, perché tra l'altro io quando leggo vedo minimamente quello che leggo, perché la loro capacità è quella di raccontarti le sensazioni attraverso le parole, i sassi, l'erba, l'aria, il vento, qualsiasi cosa. Parlaci un po' della ispirazione di questo libro. Allora, io ho cominciato a scrivere perché mi sono innamorata anzitutto della lettura. Leggendo i libri, insomma, ho pensato perché non scrivere anch'io una storia e ho deciso di ambientarla a Trani e di rendere i protagonisti due circensi. E pian piano, insomma, i protagonisti sono arrivati a lieto fine, quindi vi presento. Ah, la cosa bella che Giovanna l'ha proprio ammesso, ha detto mi sono innamorata di questi personaggi man mano che scrivevo il libro e alla fine ho dato loro il lieto evento. Io penso che finisca bene, però sarà veramente bello, una sorta veramente di Romeo e Giulietta però a lieto fine.
Allora Giovanna, noi ti facciamo un grande applauso, corriamo immediatamente a prendere il libro al tuo stand, spero che tu abbia portato con te abbastanza copie, perché voi correrete copiosi a comprare il libro di Giovanna. 20 anni, quanto tempo fa hai cominciato a scriverlo? 5 anni fa. A 15 anni, ma vi rendete conto alla scrivania, oltre lo studio, vedere una ragazza che scrive un libro? Giovanna, continua così, una giovane di Frigento. Grazie. Ciao, grazie Giovanna, grazie a te. Salutiamo Giovanna, ciao Giovanna. E si continua così, grazie Nicola. Ah, Nicola, venga, venga, presidente. Lei mi impala la scena e poi non mi fa sì che si ripresenti. Noi le abbiamo fatto un applauso, le persone, lo conoscete? Non abbiamo sentito. Ti conoscono abbastanza, ma quanti anni sono che porti avanti questa tradizione? 28. Ah, ma praticamente con te. E avevi 15 anni quando hai cominciato? 14 e mezzo. Fate un applauso alla sua dedizione, veramente. Lui ci crede veramente. Nicola, so che volevi dire un qualcosa ai tuoi amici che vengono ogni anno qui, anche alle persone che si aggregano, invitate sia dall'eco di questa tradizione sia dagli amici che dicono andiamoci a mangiare, a sentire la buona musica, andiamo a mangiare tante cose buone. Io ringrazio tutte queste persone che ci credono e ci tengono a venire a questa festa. Noi facciamo il massimo, quello che possiamo. Certo ci sono degli inconvenienti, come vedete quest'anno si è capovolta la situazione, ma non per colpa nostra, purtroppo siamo stati costretti e l'abbiamo dovuto fare. Anche nelle piccole difficoltà dobbiamo ringraziare a tutte l'amministrazione, ringraziamo la forza dell'ordine, i frati francescani che ci hanno dato la possibilità di alloggiarci vicino al loro convento e ci hanno dato una massima disponibilità. E quindi cerchiamo sempre di andare avanti. Lo spero che ancora per molto lo faremo. Grazie a voi che ci credete, grazie che comprate un biglietto, che voi comprate ci date la possibilità a noi di andare avanti. Quindi grazie ancora e ringrazio anche i genitori che hanno i loro figli che imparano a suonare l'organetto e ci tengono a venire a suonare qua. Quindi grazie a tutti voi e grazie alla presentatrice Loredana. Grazie Nicola, ma grazie veramente. Allora, il suo messaggio è questo. 28 anni che fa questa manifestazione, di anno in anno diventa sempre più bella, aggiungono sempre nuove cose, sempre meglio organizzata. Ovviamente ogni anno però ci sono anche delle difficoltà da superare, come abbiamo detto prima, quest'anno per i vari motivi che si sono succeduti, l'abbiamo visto in Italia, è meglio avere tutte le sicurezze al posto giusto. E però all'ultimo momento ce l'hai fatta, dimmi. Avevo dimenticato, se no quanto si finisce la festa stasera, sono botte. Volevo ringraziare a tutti i miei collaboratori, questi ragazzi che sono qui, che si danno da fare, e tutte le persone dell'associazione Organetto 2000. Grazie a voi, altrimenti la festa non avrebbe potuto avere questo successo. Grazie, facciamo un applauso a Nicola, facciamo un applauso a tutti i ragazzi dell'organizzazione Organetto 2000 Onlus. E andiamo avanti con un altro partecipante. Signore e signori, vado a presentarvi il signor Nigro Pietro. Ciao Pietro. Ti hanno spostato l'asta, ma non ci vuole niente. Guarda, eccoci qua. Questa è la tua asta. Vediamo se un poco più dietro, dice Tonino, vedi? Va bene qua? Allora, tu Pietro, da dove vieni? Torella dei Lombardi. Torella dei Lombardi, l'anno scorso c'eri, no? Eri un po' più basso? Dipende. La risposta era no, Loredana, era che tu avevi i tacchi più alti. Giusto. O il contrario, forse ho sbagliato. Che cosa ci presenti questa sera? Due brani anche tu? Una polca e una tarantella. Facciamo prima la polca e poi la tarantella. Da quanti anni suoni? 10. A voi la polca di Nigro Pietro. Thank you.
si vede che lui ha l'esperienza di uno che suona da 10 anni. Ha intenzione di smettere? No. La risposta è mai. E lo insegneresti a tuo figlio? Certo. E fino ad ora ti è capitato di dire a qualcuno suona l'organetto come faccio io? Sì. E qualcuno ha obbedito a questo tuo consiglio? È ancora piccolino però. Chi è? Mia sorella. Quanto c'ha? 5 anni. A me piace tanto, guarda, è vero sì che l'organetto è per tutti, però stranamente è sempre dedicato un po' più all'ometto. L'anno scorso mi sembra che c'erano circa 3 ragazze che suonavano l'organetto, non di più. Quindi io spero sempre di più, quindi anche tua sorella, ma non è piccola. L'anno scorso ha suonato un bambino di 3 anni, chissà se quest'anno lo rivedrò, veramente spero. Allora, continuiamo ad andare avanti. Pietro, giusto? Tu che classe fai? 3° superiore. Quest'anno è andata bene? Sì. Mamma, papà? Signora, tutto bene a scuola, lui? Loro dicono sì, poi basta che dici alla mammina, come va questo ragazzo? È la volta buona che ti metto KO. E insomma, potrebbe fare di più, vero? Dicono sempre così i professori, cioè potrebbe fare di più, una brava persona potrebbe fare di più. Ma lui fa di più perché deve studiare e deve fare anche lo studio dell'organetto. Quante ore al giorno dedichi all'organetto e se lo dedichi quante volte in settimana? Un'oretta. Tutti i giorni? Più o meno. Ma vai a scuola quindi? Sì. È così che si va avanti. Bene Pietro, ti lascio alla tarantella, giusto? Tarantella. Thank you.
È proprio dire, quando ci prendi gusto a ballare ad ascoltare, veramente un grande. Hai detto che hai, scusami, l'età mia purtroppo, non mi fa ricordare, perché tra le altre cose devo memorizzare un po' di cosine prima di arrivare di nuovo qua. Quanti anni hai detto? 16. 16 anni, quindi hai iniziato a 6 anni, giusto? Sei di? Torella dei Lombardi. Torella dei Lombardi, facciamo un applauso a dei giovani come lui di successo. Mi raccomando, ci rivediamo l'anno prossimo, così farai la collezione anche tu del gadget che dà l'associazione. Bene signori, ho chiesto l'età due volte, non a caso, perché se un ragazzo di 16 anni ha cominciato quando ne aveva 6, la prossima persona che vi vado a presentare a quanti anni ha cominciato? Sto parlando del signor Francesco Cornacchia. È di una tenerezza infinita. Mi sa che ci dobbiamo mettere vicino al microfono, va Francesco? Ah, grazie, grazie, grazie. Fate un applauso a loro che sono sempre pronti, subito arrivano. E poi abbiamo anche il cadet, il ballet. Grazie Antonio. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Abbiamo detto che ti chiami? Francesco. Francesco, ma quanti anni hai? 7 e mezzo. Signori, lui suona l'organetto e ha solo, scusami se ti tocco i capelli, ho visto che ci hai messo cura per farli così bene. Mamma dov'è? Signora, già è pronta con il Seffi. È un figlio Seffi però questo qui. Fa bene signora, fa bene. Ha spostato un attimino il ferretto perché copriva un non so che lì. Questa è musica strana per me. Non la so leggere io la musica, lo sai? Sì. Sì. Che ne sai tu che non so leggere la musica? È questa che non so leggere. L'ho detto. Ah già, mannaggia, lo diciamo a tutti. Oh, mi dici una cosa, ma da chi hai avuto il consiglio? Dici, da chi è che ti ha detto voglio suonare l'organetto pure io? Da chi l'hai visto? Da quando che sono nata che hai avuto questa voglia. Io vi chiedo, ma mica lo impalla il leggio, perché questo bimbo è da riprendere tutto. Streaming. Lo impalla il leggio, il bambino si vede il visetto, le manine sul... Perché se te lo metto di lato tu leggi lo stesso? No. Non fa niente, l'importante è che si vede il leggio, ma si sente soprattutto. E vai a scuola di organetto? No, viene il maestro a casa. Chapeau, scusatemi se poco. Complimenti al maestro, perché a quest'età che i bambini vogliono fare 3000 cose, lui continua, perché ripeto, l'anno scorso c'era. E quindi facciamo un applauso a lui che ha la voglia, ai genitori che lo aiutano a seguire il suo sogno, il suo obiettivo, il suo desiderio, e al suo maestro. A te Francesco con il primo brano, che è? La polca gialla. Polca gialla, Francesco Cornacchia.
Che spettacolo, che spettacolo. Senti, ma io ora posso lasciarti il presente anche per te, vero? Ok, questo è un regalino e si aggiunge anche alla brocca dell'anno scorso, per cui veramente noi contiamo di darti tanti... Ah, lo vuoi fare il secondo brano? A me ha detto uno. Ne vuoi fare uno? Mamma dice due? Allora, no, ma signora non si preoccupi, facciamo così, visto che è un ospite simpaticissimo. Lui ora si ritira un attimino, decide quale fare... insieme a lei magari e lo, no, dopo ti richiamo. Allora vedi mamma, io il regalino ce lo do dopo la seconda esibizione, va bene? Tu per venire a prendere il regalo a mamma devi fare il secondo brano, va bene? Vai dietro le quinte, ti ripassi il brano e poi io ti richiamo, così lo rivediamo. Grazie Francesco. Quindi questo è della mamma di Francesco e di Francesco che così comincia a collezionare, questo è il secondo. Andiamo avanti ragazzi, ho visto un po' l'orologio, quindi andrò un po' più veloce, la volta di un altro partecipante a questa tradizione, 28esima, Furcolò Antonio. È il cadetto valletto di prima, ciao. Tu sei cresciuto, Quanti anni hai ora? 12. 12, a quanti anni hai cominciato? 5 anni. Pensate un po', pure lui ha 5 anni. Che cosa ci suoni subito perché le coppie vogliono ballare? Una polca e un valzer. Prima la polca e poi il valzer. Antonio! Thank you.
Anche lui ha 12 anni, quindi se è iniziato a 5 i conti mi tornano, la matematica non è un'opinione, sono 7 anni che oltre a quello che fa si dedica anche all'organetto, giusto? Sì. Ma se ti dicessero no, da domani non lo faccio suonare più? Cioè, lo voglio continuare. Eh certo, così, cioè, qual è il motivo? Ha fatto la faccia di quello che dice... Ma qual è il motivo? Perché non devo? Ascoltami, ma il bambino di prima ti è parente? Sì, il cugino. Ah, ha visto che ti esibivi? E stava con mamma. Io ci ho fatto vedere il regalino, ho detto non te lo do. E lui ha detto vicino a mamma, mamma ho deciso, lo faccio, vado. E infatti dopo di te il tuo cuginetto si esibirà di nuovo per un altro brano. È la volta del tuo valzer, giusto? Valzer Antonio! Eccomi, anche per te il regalino della 28ª festa dell'organetto, ti aspettiamo l'anno prossimo, grazie. E signori e signori, quindi è la volta di ripresentarvi il nostro piccolissimo, vieni, vieni. Signore e signori, vi presento il grande... Francesco. Francesco, mi aiutate a mettergli un attimino il microfono d'altezza. Francesco, mentre tu ti prepari, io voglio... dire che tra poco a tutte le coppie che saranno in ballo in pista il signor Nicola darà dei cappellini, quindi c'è la distribuzione dei cappellini gentilmente offerti dalla Publiele, il primo ve lo regalo io, chi lo becca? Voilà, è arrivato. Senti, noi dovevamo salutare una personcina guardando lì, abbiamo detto che dovevamo salutare una bambina che si chiama? Serena. Ciao Serena, salutala pure tu perché ha detto che sei troppo bello e quindi ho detto va bene, ti facciamo salutare visto che ci stai guardando da casa. Signori, per chi fosse arrivato all'ultimo momento ed è l'ultima volta che parlo un po' di più, comprate il biglietto dal signor Caggiano, eccolo qua, comprate il biglietto, 2,50 € per una panda, ma non solo, ci sono tantissimi premi, al secondo premio c'è anche l'organetto offerto dal Cavalier della Noce e dopo ve ne dico altri. Allora Francesco, un ultimo avviso per coloro che sono arrivati ora, c'è la telecamera di Teleradio Buon Consiglio che c'è in diretta streaming, per cui per chiunque volesse far collegare i parenti da lontano questa sera basta telefonare e dire collegatevi www.festadellorganetto.it, c'è l'icona con scritto diretta streaming, andandoci a cliccare appare Piano della Croce Frigento e poi appare questo popò di ragazzino che vi va a suonare che cosa? La quadriglia di Beppe. La quadriglia di Beppe suonata da Francesco.
da consumato artista, non si è nemmeno girato per dire: ragazzi, vi sto chiamando il finale, state attenti. Io ti voglio dare un bacio, perché tutti i partecipanti, io al più piccolo e al più grande lo do. Posso darti un bacio? Signora, aspetterò che cresci così me lo dai. Me lo dai tu a me? Ma sei sicuro che lo vuoi il regalino? Va bene, col ricatto non prendo niente. Spero che l'anno prossimo mi porti un bacetto e sicuramente verrai di nuovo qua. Mi raccomando, signora. 11, 12 e 13, qui a Piano della Croce c'è una tradizione. Il suo bambino fa parte di questa tradizione. Noi lo vogliamo vedere giovanotto su questo palco, per cui non andate in vacanza quei giorni. Ci vediamo l'anno prossimo, Francesco. Questo è per te, per la tua mamma e per la tua famiglia. Grazie, a presto, ciao.